Albano ancora una volta dà il stato ospite di un suo caro amico. Nella puntata del 3 giugno poi, il cantante si è raccontato a cuore aperto a Io e Te, programma condotto da Pierluigi Diago. L'artista ha parlato come sempre della passione per la musica, dei sacrifici che ha fatto per diventare ciò che è adesso e anche della sua carissima Elenia Carrisi. Il dolore per la perdita della sua bambina ancora oggi è molto forte e ogni volta che ripensa a quegli anni buoi si sente male. Ciò è accaduto ancora una volta, e Albano è scoppiato in lacrime davanti a tutti. L'inizio della carriera dell'artista di Cellino. Albano ha parlato di quando è arrivato giovanissimo a Milano con il sogno di diventare un cantante. Per mantenersi ha iniziato a lavorare come cameriere. In quell'occasione, avvenne un episodio inaspettato. L'ex marito della Power ha raccontato che un giorno delle persone gli chiesero se avesse voluto guadagnare molto di più, consegnando delle bustine con una polverina. Ho capito subito di cosa si trattasse, mio padre mi aveva sempre messo in guardia sulla droga. Ho rifiutato all'istante. Il dolore di Albano per la perdita di Elenia. Albano Carrisi ha parlato ancora una volta della dolorosa perdita della figlia Elenia, riassumendo il tutto come una grande tragedia. Ho vissuto una tragedia, in quel lungo periodo ho avuto un rapporto controverso con Dio, non capivo perché dovessi affrontare tutto quel dolore. Ma sono sempre stato un buon cristiano e ho capito che la vita è fatta anche di croce. Adesso ho un ottimo rapporto con la fede, ha spiegato con le lacrime agli occhi. Sono ormai 26 anni che Elenia è scomparsa ma Albano non smette di pensarla. Nonostante sia convinto che la giovane non sia più in vita, la sua primogenita avrà per sempre un posto speciale nel suo cuore. E a proposito di Elenia Carrisi, Albano pochi giorni fa in un'intervista ha espresso tutta la sua amarezza nei confronti dei media, o meglio nei confronti di chi ancora oggi cerca di lucrare sul suo dolore.